Un secolo di storia, di attenzione alla straordinaria ricchezza delle chiese orientali, 100 anni vissuti nell'orizzonte ecumenico. Sono alcune delle caratteristiche evidenziate da Papa Francesco nel messaggio indirizzato al Pontificio Istituto Orientale, nato per volontà di Benedetto XV nel centenario della sua fondazione, avvenuta pochi mesi dopo l'istituzione della Congregazione delle Chiese Orientali. Per l'occasione il Papa ha visitato la struttura che oggi vanta numeri importanti, 800 studenti di 8 lingue diverse divisi tra coloro che frequentano la biblioteca, unica al mondo nel suo genere, e tra coloro che partecipano ai cicli della licenza e dottorato in diritto canonico orientale e nelle scienze ecclesiastiche orientali. Nella messa celebrata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il Papa ricorda lo scenario nel quale il Pio Orientale venne fondato durante la Prima Guerra Mondiale. Da allora, in alcuni contesti, le cose non sono cambiate. Come ho già avuto modo di dire, noi viviamo un'altra guerra mondiale, anche se a pezzi. E vediamo tanti nostri fratelli e sorelle cristiani delle chiese orientali sperimentare persecuzioni drammatiche e una diaspora sempre più inquietante. Questo fa sorgere, aggiunge il Papa, tante domande, tanti perché. Francesco esorta ad avere il coraggio della fede bussando alla porta del Signore, chiedendo insistentemente nella preghiera il vero dono del Padre, lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, impariamo a bussare al cuore di Dio. E impariamo a farlo coraggiosamente. Che questa preghiera coraggiosa ispiri e nutra anche il vostro servizio nella Chiesa. Così il vostro impegno darà frutto al suo tempo e sarete come alberi le cui foglie non appassiscono. Affidato da molti anni alla Compagnia di Gesù, oggi il Pontificio Istituto Orientale, da sempre luogo di studio e di approfondimento, è chiamato ad un balzo in avanti, a diventare una sorta di laboratorio per le chiese d'Oriente che soffrono a causa delle guerre e per quelle in diaspora. Un valido aiuto, un luogo di scambio e confronto per gli studenti chiamati ad essere sempre più testimoni di misericordia, come sottolinea padre David Nazar, rettore dell'istituto. Abbiamo qui studenti dall'Ucraina, della Siria, dell'Iraq. Laici, laiche, che sono venuti qui per approfondire la sua fede, per tornare in una situazione di guerra, di conflitto e lavorare di più. Senza un cuore, una persona non torna mai alla sofferenza, a una guerra. Solo la persona che ha una fede in un cuore vivo può tornare e lavorare lì. Allora, questo sentiamo è il tipo di nuova vocazione forse per l'orientale. Una vocazione che è servizio per tutti, è questo uno degli insegnamenti che le chiese orientali possono offrire a quelle dell'Occidente sullo stile della chiesa in uscita che tanto piace a Papa Francesco. I patriarchi, gli arcivescovi parlano della sofferenza umana nel Medio Oriente. Non si distingue la sofferenza di un cristiano dalla sofferenza di un musulmano. C'è una crisi umana nel Medio Oriente e la Chiesa vera, deve servire tutti che soffrono, un segno della misericordia di Dio nella situazione.